Alla scuola elementare Paolo Vetri di Ragusa si è concluso il progetto di zoantropologia promosso dall'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, avendo come scopo di educare i bambini alla conoscenza e al rispetto degli animali d'affezione. I destinatari di tale iniziativa sono stati gli alunni delle classi quarta e quinta che, sotto la guida del veterinario nonché esperto etologo dottor Elio Criscione, hanno avuto modo di conoscere alcune caratteristiche comportamentali del cane e del gatto ed elaborare una specie di decalogo della corretta convivenza tra il bambino e l'animale. Allora, io ho l'onore di presentare oggi un progetto che abbiamo messo in atto nel corso dell'anno scolastico 2013-2012 di zoantropologia. Questo progetto ha avuto la possibilità di essere supportato in qualità di esperto dal veterinario dottor Criscione ed è stato padroneggiato proprio dall'Associazione Medici Veterinari Italiani. Io sono molto contenta dei risultati ottenuti nell'ambito delle due classi che hanno partecipato a questo progetto, che sono la quarta A e la quinta A, in quanto ha permesso loro non solo ai ragazzini di approfondire le loro conoscenze sulle caratteristiche fisiche degli animali e sul loro comportamento, parlo in special modo degli animali d'affezione, ma anche di capire l'importanza della singolarità che viene a crearsi nel rapporto uomo-animale. E i bambini hanno elaborato una specie di decalogo dei corretti comportamenti da adottare nei confronti degli animali. Io sono felice perché i bambini hanno capito quanto sia importante non solo accettare positivamente un animale in casa e avere un rapporto di essere responsabile nei loro confronti, perché questo non è servito solo a conoscere meglio e attuare un rapporto positivo fra l'animale e il bambino, ma anche è servito a loro di crescere in un altro, crescere come rapporto di collaborazione, come desiderio ad approfondire le loro conoscenze, come capacità anche di avere una maggiore autostima di sé. Anzi, io devo dire che tutti i bambini hanno collaborato fra di loro alla migliore riuscita del progetto. Ma vorrei lasciare spazio ai miei alunni, i quali hanno sicuramente cose molto interessanti da dire su quello che hanno appreso durante questo progetto. Sono Leonardo Masala e volevo dire che quest'anno la scuola primaria Paolo Vetri ha aderito ad un progetto sull'educazione ambientale chiamato Qua la Zampa. Questo progetto è rivolto alle classi quarta e quinta e ha come scopo di farci capire che bisogna avere cura degli animali, e grazie all'aiuto del dottor Criscione e di alcuni speciali amici a quattro zampe abbiamo appreso anche che gli animali non devono essere visti come degli esseri aggressivi, perché tale aggressività è scaturita dal comportamento sbagliato del padrone. Inoltre, avere un buon rapporto con un animale comporta l'eliminazione della paura e anche il miglioramento della capacità di relazione. Questo progetto è stato diviso in vari incontri, dove in ognuno il dottor Criscione ci ha spiegato la struttura del corpo del cane e del gatto e anche il loro comportamento, sia in casa che in luoghi neutrali. Sono Giulia Capodice e volevo dirvi che il dottor Criscione ci ha imparato anche che gli animali non devono essere mai abbandonati, perché possono finire sotto delle macchine e possono essere maltrattati da altre persone, quindi vi consiglio di portarli al canile. Io sono Elena Di Quattro, della quinta A, nella scuola Paolo Vetri, e parlo proprio di questo progetto con le zampe. Nelle prime lezioni il veterinario ci ha parlato delle differenze tra animali selvatici e animali domestici. Ci ha raccontato che un tempo tutti gli animali erano selvatici, solo che poi certi, essendo stati in contatto con l'uomo, hanno subito un processo di addomesticamento nel corso di migliaia di anni, che quindi ha cambiato sia il loro aspetto che il loro comportamento, facendoli diventare da selvatici a domestici. Poi ha parlato infatti sia del gatto che del cane. Il cane ha un olfatto sviluppatissimo, a differenza del gatto che invece ha l'udito molto sviluppato, tanto che può sentire i passi di un topolino in lontananza.
Il gatto, quando è in contatto con qualcosa, lascia feromoni positivi o negativi. I feromoni positivi indicano che il gatto vuole bene la cosa marcata e dice che quella cosa è sua. Feromoni negativi invece danno un avvertimento. Quando il gatto si struscia su di noi con il muso dà feromoni positivi, se si struscia con il fianco dà feromoni negativi. Sia il cane che il gatto vedono bene i colori freddi, mentre invece l'uomo vede bene sia i colori freddi che i colori caldi, perché è stato più coltivatore che cacciatore e quindi gli serve vedere i colori caldi della frutta e della vegetazione. Poi il gatto è particolare perché sa fare le fusa, un movimento di cui c'è anche una leggenda che ci ha raccontato il veterinario, e si parla di una fanciulla che era fidanzata con un uomo che una volta si comportò male e venne arrestato per volere del re. E quindi la fanciulla chiedeva che il fidanzato veniva liberato, ma il re gli ha detto che se avrebbe filato 1000 gomitoli in una notte, allora si sarebbe liberato l'uomo. E la ragazza aveva come tanti gatti come amici, e quindi in una notte hanno riuscito a filare tutti i 1000 gomitoli, così l'uomo è stato liberato. E la fanciulla, per ringraziare i gatti, gli donò le fusa, simile al suono del fuso. Sono Mario, della 4A. In questi giorni con il veterinario abbiamo imparato molte cose sugli animali e soprattutto sul cane. Io ho imparato che per avere un cane a volte bisogna rinunciarci se non abbiamo del tempo per dedicarci a lui. E ho imparato anche che per avere un cane bisogna rispettarlo. Che il rispetto viene dalla conoscenza del comportamento e delle caratteristiche fisiche, ma anche dei loro bisogni. Io sono un medico veterinario e faccio parte dell'unità operativa di zoantropologia e attività assistite con gli animali dell'ASP 7 di Ragusa. Questa unità operativa si occupa di zoantropologia, cioè del rapporto uomo-animale, e dal 2005... grazie a questa unità operativa io e altri miei colleghi andiamo in giro per le scuole della provincia a parlare del rapporto uomo-animale. È importante parlare di un corretto rapporto uomo-animale, specialmente con i ragazzini delle scuole primarie, per far crescere poi individui che siano in grado di rapportarsi bene con gli animali stessi. Sappiamo che ci sono tanti incidenti purtroppo con i cani e noi vogliamo che questo non accada più. E perché non accada più è necessario conoscere bene il cane, conoscere il modo giusto per approcciarsi col cane stesso. In più è importante specificare che ci sono delle regole da osservare, come per esempio la microcippatura del cane, scrivere il cane all'anagrafe e fare uscire il cane sempre con il guinzaglio, pulire quando il cane sporca per strada, per avere rispetto nei confronti della città, dei nostri concittadini e del cane stesso. È importante, osservare questo, che spesso si dice di amare gli animali, ma se non si ha rispetto nei confronti degli animali, cioè non si rispettano le loro peculiarità etologiche, non si possono amare gli animali.